Buonasera a tutti, diamo lentamente modo a tutti di entrare in questo nuovo webinar organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia e nel frattempo diamo anche il benvenuto alla dottoressa Samantha Galluzzi, che sarà la nostra relatrice della serata. Vi ricordiamo appunto che la Federazione Alzheimer Italia è una delle principali organizzazioni che sul territorio italiano si occupa della malattia di Alzheimer e delle offrendo consigli, supporto e informazione a tutti coloro che ne sono coinvolti, dai familiari alle persone affette con demenza. Oggi quello che affrontiamo nel webinar, partecipare a un progetto di ricerca sull'Alzheimer dai fattori di rischio alla terapia, sarà proprio cosa significa partecipare appunto ad un progetto di ricerca. Vorremmo cercare di dare risposta alle tante domande che spesso arrivano alla linea telefonica del Pronto Alzheimer o alle persone che incontriamo quotidianamente nei nostri colloqui e nelle nostre sedi di associazione. E la dottoressa Samantha Galluzzi, che è geriatra e ricercatore senior presso il laboratorio di neuroimmagine dell'IRCCS San Giovanni dei Benefratelli di Brescia, ci racconterà appunto cosa significa per una persona con demenza e la sua famiglia partecipare a un progetto di ricerca, quali sono le terminologie spesso utilizzate e soprattutto, grazie appunto anche all'esperienza che ha maturato nel campo degli studi, tratterà anche non solo studi farmacologici, ma anche studi non farmacologici e di natura osservazionale nelle persone appunto con decadimento cognitivo. Ricordiamo a tutti che il webinar è registrato, per cui sarà visibile, tra qualche giorno ne daremo notizia sulla pagina Facebook, sarà visibile sul canale YouTube della Federazione Alzheimer Italia. Vi ricordiamo, per semplificare un po' anche insomma, la possibilità di monitorare le domande, che avete la sezione domande e risposte, nelle quali appunto potete inserire le vostre domande e al termine della sua relazione sottoporremo alla dottoressa e di non utilizzare appunto la chat se non per i saluti iniziali. Non voglio togliere altro tempo, mi sembra di aver detto tutto e lascio la parola appunto alla dottoressa Galluzzi che poi condividerà la sua presentazione. Grazie. Bene, grazie molte, grazie veramente dell'invito. Allora, io comincio subito a condividere delle diapositive, così ci aiuteranno un pochino in questa presentazione. Adesso ci siamo. Ok. Riuscite a vedere le Perfetto, perfetto, diapositive? grazie. Ecco, allora incominciamo subito con questa chiacchierata. Allora, direi di iniziare con alcune definizioni proprio di base. Iniziamo quindi a dire che cos'è la malattia di Alzheimer. Scusate che. Allora, la malattia di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa. Che cosa significa? Che è caratterizzata da una degenerazione, quindi da una progressiva perdita di neuroni, che sono le cellule che formano il nostro cervello. In questa immagine vedete nella parte nella metà sinistra un cervello di una persona sana e invece a destra vedete il cervello di una persona con malattia di Alzheimer. Vedete che è proprio caratterizzata visivamente da una sorta di raggrinzamento dei tessuti. Vedete proprio che ci sono sia le parti
centrali più bianche che sono date dalle connessioni tra le varie aree che le parti, quelle più scure, che sono proprio ridotte in spessore, appunto perché i neuroni che ne fanno parte sono progressivamente andati persi. Dal punto di vista clinico, questo quadro che si verifica a livello cerebrale va a essere caratterizzato da una perdita della memoria, che è proprio il sintomo tipico della malattia di Alzheimer, il sintomo iniziale. La perdita di memoria viene a peggiorare nel tempo e viene anche accompagnata da una progressiva perdita delle altre funzioni cognitive, quindi per esempio la capacità di orientamento, quindi il paziente non si ricorda più in che giorno siamo, in che mese siamo, anche nei luoghi ha difficoltà a riconoscere e può anche perdersi, soprattutto in ambienti non del tutto noti. E man mano che poi la malattia progredisce, vi è una difficoltà anche nella capacità di risolvere i problemi e anche di linguaggio. Si parla di demenza di Alzheimer quando tutte queste difficoltà cognitive hanno un impatto sulle attività di ogni giorno. Quindi quando le difficoltà di memoria, di orientamento, impediscono alla persona di svolgere appunto quelle che sono le sue attività di ogni giorno, quindi andare a fare la spesa, guidare la macchina, maneggiare i soldi, eccetera. La malattia di Alzheimer è la causa di demenza più comune al mondo. Vediamo che cosa succede esattamente proprio a livello patologico nel cervello di un malato di Alzheimer. In questa immagine a sinistra vedete l'immagine dei neuroni, queste cellule viola, in una foto in cui essi sono normali. Invece a destra vedete, quelli che sono gli accumuli caratteristici della malattia di Alzheimer. Essa è proprio caratterizzata da un accumulo di proteine tossiche, che sono queste aree in marrone che si chiamano placche amiloidi e che sono formate dall'aggregazione di una particolare proteina che si chiama amiloide. Queste placche si depositano tra un neurone e l'altro, sono molto precoci, come vedremo dopo, e vanno proprio a interferire con la comunicazione tra i neuroni. Invece vedete che ci sono queste altre alterazioni all'interno dei neuroni, questi si chiamano grovigli neurofibrillari e sono formati da un'altra proteina tossica che si chiama tau. Questi proprio si accumulano all'interno dei neuroni e quindi sono direttamente responsabili della loro degenerazione e morte. Qui vedete una immagine che mi permette di spiegare come in realtà quella che è la demenza di Alzheimer rappresenta solamente la fase conclusiva di una malattia che inizia molti anni prima della diagnosi di demenza. Vedete infatti che qui è rappresentato sull'asse delle ascisse il punto zero, che è appunto il momento in cui, presentandosi tutta una serie di sintomi che hanno un impatto sulle attività
funzionali viene fatta diagnosi di demenza, di Alzheimer. Però vedete che se noi andiamo a ritroso nella storia del malato, noi possiamo identificare questa fascia che è giallina chiara, e per cui fino a 5 anni prima della diagnosi, la persona aveva già manifestato degli iniziali disturbi di memoria, che erano molto lievi e che non avevano dato ancora un impatto sull'attività di ogni giorno. Quindi la persona iniziava a lamentare e ad avere, magari delle difficoltà oggettive, però riusciva a svolgere tutte le sue attività. E questa è una fase che è proprio ben identificata nella storia della malattia di Alzheimer, che viene indicata come decadimento cognitivo lieve o malattia di Alzheimer prodromica, con un termine un pochino più tecnico. E se vedete, andiamo ancora indietro nel tempo, quindi prima di 5 anni dalla diagnosi. La persona che successivamente ha sviluppato dei sintomi, ovviamente era in una fase asintomatica, ma già allora iniziava ad avere gli accumuli di amiloide, quindi quelli che abbiamo visto prima. Quindi diciamo, quello che noi oggi sappiamo è che gli accumuli di beta amiloide iniziano ad avvenire già fino a 15-20 anni prima dell'inizio dei sintomi. Vedete che sono rappresentati da questa curva rossa, quindi appunto questa proteina tossica si accumula negli anni. Fino a che, arrivando nella fase già di decadimento cognitivo lieve, di accumuli ce ne sono veramente molti, e il cervello, quando si arriva alla fase di demenza, ne è proprio carico. E per quanto riguarda invece la neurodegenerazione, anche questa inizia ad avvenire diversi anni prima dell'inizio dei sintomi, però è un po' più tardiva ed è infatti quella proprio più collegata allo sviluppo dei sintomi di malattia. Per quanto riguarda la terapia della malattia di Alzheimer, diciamo che possiamo distinguere due grosse categorie di farmaci. Abbiamo i farmaci sintomatici, che sono quelli che migliorano i sintomi ma non bloccano la malattia, e i farmaci cosiddetti modificatori di malattia, cioè quelli che intervengono proprio sulle alterazioni patologiche. Quindi quelle che abbiamo visto, gli accumuli di amiloide e di tau, e che quindi hanno la potenzialità di andare a rallentare o bloccare la malattia. Per capire esattamente qual è la differenza tra i due tipi di farmaci, ho cercato di fare uno schema, in cui vedete che questa linea nera tratteggiata rappresenta il peggioramento, diciamo l'andamento della funzione cognitiva di un paziente con malattia di Alzheimer. Vedete che appunto questa linea che rappresenta la funzione cognitiva va a peggiorare nel corso, scusate, degli anni. Invece questo è quello che accade nel momento in cui il malato inizia un farmaco sintomatico, quindi rappresentato dalla linea rossa e l'inizio di un farmaco sintomatico. Cosa succede? Che il malato va ad avere un
temporaneo miglioramento della cognitività, rappresentato, vedete, dalla linea verde che si alza, quindi la funzione cognitiva migliora, però poi l'andamento della cognitività riprende a peggiorare, come in un paziente che non abbia assunto nessun farmaco. Invece i farmaci modificatori di malattia hanno diciamo, l'obiettivo di andare proprio a rallentare o a bloccare, diciamo, quello che è il peggioramento caratteristico della malattia. Quindi vedete che un farmaco modificatore di malattia ideale, una volta somministrato, quindi a partire dalla linea rossa, vedete che fa sì che la funzione cognitiva del malato non vada a, diciamo, a ritornare nella norma, ma almeno non vada a peggiorare, quindi resti stabile. Questo ovviamente nella situazione ideale, diciamo. Vediamo adesso come si sviluppa un farmaco. È molto importante sapere quindi che tutti i farmaci che sono attualmente in commercio, prima di essere somministrati, devono passare tutta una serie di fasi di sperimentazione che qui vedete rappresentate. Abbiamo una fase che è costituita dagli studi preclinici, che sono quelli che vengono fatti sugli animali e sulle cellule. Quindi diciamo che la storia di un farmaco inizia nel momento in cui viene selezionata una molecola, vengono fatti degli esperimenti, si chiamano in vitro, quindi all'interno di cellule, appunto si vede che, questo farmaco può avere un determinato effetto. Sempre nell'ambito degli studi preclinici, si va a vedere se questo farmaco ha l'effetto voluto anche su degli animali. Quindi sugli animali si fanno sia studi di tollerabilità, quindi si va a valutare gli effetti, diciamo, di sicurezza del farmaco, quindi che non faccia male, e anche degli studi di efficacia, diciamo, quindi si va a valutare sull'animale se questo farmaco può avere degli effetti benefici. Nel momento in cui vengono raccolti attraverso questi studi dei dati positivi su una molecola nuova, allora viene chiesta l'autorizzazione ad iniziare la sperimentazione sull'uomo. E quindi iniziano gli studi clinici. Gli studi clinici si dividono in studi di tre fasi, fase 1, la fase 2 e la fase 3. La fase 1 è la fase in cui il farmaco viene somministrato a soggetti sani, quindi soggetti che non hanno la malattia per la quale il farmaco è stato sviluppato. Sono gruppi di soggetti sani piuttosto piccoli, 20-80 persone. In questi studi si valuta la tollerabilità del farmaco, e si valuta tutta la parte della farmacocinetica, che significa come viene assorbito e metabolizzato il farmaco dall'organismo, e questo serve per valutare quale possa essere la
migliore. Se questi studi danno dei buoni risultati, si passa agli studi di fase 2. Negli studi di fase 2 il farmaco viene somministrato ai pazienti per i quali il farmaco è stato sviluppato. Sono gruppi di pazienti abbastanza numerosi, diciamo di qualche centinaio, di persone, e sono studi che valutano, il profilo di sicurezza del farmaco, e diciamo gli iniziali dati di efficacia. Ecco, però gli studi di fase 2 in genere sono proprio focalizzati sulla sicurezza del farmaco, quindi vengono accuratamente registrati tutti i possibili effetti collaterali del farmaco. Nel caso in cui appunto gli studi di fase 2 diano dei buoni risultati, finalmente si arriva agli studi di fase 3, che sono quelli più ampli. Vedete che coinvolgono migliaia di pazienti, sono studi multicentrici, proprio perché il numero di pazienti appunto da includere è molto alto, e sono proprio gli studi in cui viene valutata l'efficacia del farmaco. Quindi si valuta, diciamo, in maniera definitiva se il farmaco ha l'effetto desiderato. Se gli studi di fase 3 appunto danno un buon esito, si passa alla fase registrativa, quindi la casa farmaceutica va a fare una richiesta di commercializzazione, e c'è una valutazione da parte delle autorità sanitarie, quindi delle agenzie del farmaco, che studiano tutti appunto i dati, i fascicoli, i risultati di tutti questi studi, e decidono se dare l'approvazione alla commercializzazione. Parlando di, quindi, per avere un'idea di quali sono i tempi di tutte queste fasi di sviluppo di un farmaco, vedete che i tempi sono molto lunghi. Le fasi, diciamo, precliniche di studio di un farmaco possono durare da 1 a 3 anni, e vedete che per arrivare allo studio di fase 3, quindi alla sperata dimostrazione dell'efficacia di un farmaco, passano in media 10 anni, quindi molto molto tempo. Questa è una figura in cui vedete tutti i farmaci che sono in sperimentazione per la malattia di Alzheimer. Questo schema è aggiornato al 2021, e che sono divisi per fasi di sperimentazione. Vedete che nel cerchio più esterno ci sono i farmaci in fase di sperimentazione, fase 1, nel cerchio intermedio ci sono tutti i farmaci in sperimentazione in fase 2, e nel cerchio centrale ci sono i farmaci in sperimentazione in fase 3. E vedete che questo cerchio è anche diviso in colori differenti a seconda del tipo di farmaco. Quindi vedete che in questa fascia identificata in rosa ci sono i farmaci sintomatici, che appunto sono in sperimentazione, mentre negli altri due colori, viola e verde, ci sono i farmaci modificatori di malattia. In tutto questi farmaci sono 126.
qui vedete uno spaccato, diciamo, dei farmaci in sperimentazione per la malattia di Alzheimer che sono in fase 3, quindi nella fase, diciamo, più avanzata di sperimentazione. Sono 28, anche qui vedete che sono divisi per tipo di farmaco, quindi per il 20% di questi 28 farmaci in sperimentazione sono dei farmaci sintomatici, un altro circa 20% sono farmaci che vanno a diciamo, avere come obiettivo il miglioramento dei sintomi comportamentali, invece per la maggior parte sono sintomi, sono farmaci modificatori di malattia. E qui vedete invece i vari meccanismi, diciamo, di azione dei vari farmaci, ovviamente non andiamo nello specifico. Vedete quindi che in realtà il mondo della ricerca, della sperimentazione farmacologica è molto attivo. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora, diciamo, dei farmaci che possano, almeno per il momento, cambiare quello che è così il quadro del malato. Ad oggi cosa abbiamo? Abbiamo dei farmaci sintomatici che sono gli inibitori della acetilcolinesterasi e la memantina. Sono farmaci sintomatici che sono stati approvati nel 2003, quindi quasi 20 anni fa. E che sono quelli che sono attualmente a disposizione dei malati. Diciamo che recentemente c'è stata una novità di un farmaco che ha questa sigla GV971, un farmaco che è sempre sintomatico, che ha avuto un'approvazione condizionata in Cina per il trattamento della malattia di Alzheimer lieve moderata. È un farmaco che ha ricevuto questa approvazione nel 2019 e diciamo che attualmente è in atto uno studio clinico di fase 3 che appunto andrà a valutare effettivamente l'efficacia di questo farmaco. Per quanto riguarda i farmaci modificatori di malattia, non si può non citare aducanumab, che è un farmaco di cui sicuramente la maggior parte di voi avrà sentito parlare. È un farmaco modificatore di malattia, è un farmaco che va ad agire sull'amiloide, quindi è un farmaco anti-amiloide, che ha ricevuto un'approvazione condizionata dall'Agenzia del Farmaco americana, quindi per essere somministrato nei malati, nel 2021. Cosa vuol dire approvazione condizionata? Vuol dire che il farmaco ha ricevuto l'approvazione appunto dell'agenzia per il farmaco ed effettivamente è disponibile per la somministrazione nel malato, ma la casa farmaceutica deve produrre degli ulteriori risultati di efficacia che attualmente non sono ancora chiari. E questo è accaduto perché appunto i dati relativi a questo farmaco dimostrano che esso è in grado di rimuovere le placche amiloidi in maniera effettivamente molto efficiente.
Però i benefici in termini clinici sono ancora incerti. Quindi appunto la casa farmaceutica deve produrre degli ulteriori dati di efficacia clinica ed è per questo motivo che invece l'Agenzia Europea del Farmaco ha espresso parere contrario alla commercializzazione in Europa. Da tutto quello che abbiamo detto finora si comprende come la prevenzione della malattia di Alzheimer resti un tema, un argomento assolutamente attuale e di fondamentale importanza, tenendo conto, come vedete in questo grafico, che il numero di casi di malattia di Alzheimer è comunque destinato ad aumentare. E parlando di prevenzione della malattia di Alzheimer, affrontiamo adesso diciamo, l'argomento dei fattori di rischio, sui quali appunto si va a focalizzare l'intervento preventivo. E andiamo prima di tutto a spiegare cos'è un fattore di rischio. Un fattore di rischio è una condizione che aumenta il rischio di sviluppare una malattia, ma non è la causa determinante. Tipico e molto chiaro è l'esempio del fumo di sigaretta, che è un fattore di rischio per lo sviluppo del tumore al polmone. Quindi è vero che chi più fuma ha un maggiore rischio di sviluppare questa forma di tumore, ma non tutti quelli che hanno il tumore al polmone sono stati dei fumatori. Quindi è un elemento che aumenta il rischio, aumenta le probabilità di sviluppare una malattia, ma non è la causa determinante. La malattia di Alzheimer tipicamente è una malattia multifattoriale. Quindi ci sono diversi fattori di rischio che vanno a combinarsi e a dare appunto il quadro complesso della malattia di Alzheimer. Tra i fattori di rischio per la malattia di Alzheimer, sicuramente quello più rilevante è l'età. Andando, diciamo, per grandi gruppi di fattori di rischio, un altro gruppo è quello dei fattori di rischio biologici, fra cui, c'è l'amiloide, quindi l'accumulo, diciamo, delle sostanze tossiche, di cui abbiamo già, parlato. Poi abbiamo tutto il gruppo dei fattori di rischio legati all'ambiente, quindi allo stile di vita. E poi abbiamo, diciamo, il gruppo dei fattori di rischio genetici. Quindi vedete che la malattia di Alzheimer si caratterizza proprio come un puzzle, quindi un quadro complesso che viene proprio disegnato dalla diversa combinazione di questi fattori di rischio. Sicuramente abbiamo detto quello più rilevante e, ahimè, non modificabile è l'età. Quindi, come vedete da questo grafico, il numero di casi malattia di Alzheimer aumenta all'aumentare dell'età. Quindi se nella fascia di età dei 65-69 anni abbiamo circa uno o due malati su 100 anziani, invece questa prevalenza, questo numero raddoppia nella fascia successiva dei 70-74 anni e così raddoppia ogni 5 anni. Quindi questo è un rischio che abbiamo tutti con l'aumentare dell'età,
Ricordando sempre una cosa molto importante, che la malattia di Alzheimer è una malattia sì legata all'età, ma non all'invecchiamento, quindi non è assolutamente una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento. E poi abbiamo, diciamo, tutto il capitolo dei fattori di rischio legati allo stile di vita, su cui adesso andiamo a soffermarci e che è appunto il più interessante per quanto riguarda la prevenzione, perché va proprio a interessare i fattori di rischio che sono modificabili. Vedete in questa immagine viene spiegato come il 40% dei casi di demenza può essere prevenuto andando a focalizzarsi, andando a intervenire su questi che vedete elencati, che sono appunto una serie di fattori di rischio per la malattia di Alzheimer e che adesso andiamo a vedere un pochino di più nel dettaglio. E voglio proprio sottolineare come la percentuale di casi diciamo che possono essere prevenuti andando ad agire su questi fattori di rischio è molto alta, 4 persone su 10. Vediamo quindi così abbastanza velocemente quali sono questi fattori di rischio. Sono 12, questi diciamo sono quelli diciamo più importanti, nel senso quelli su cui ci sono più dati scientifici che ne riconoscono l'importanza. Cominciando dal numero uno, un fattore di rischio ormai noto è sicuramente la inattività fisica. Poi, andando avanti, il fumo. Un eccessivo consumo di alcol, arriviamo al numero 4, l'inquinamento atmosferico. E, il numero 5 che vedete a sinistra, il trauma cranico, è un altro fattore di rischio per demenza. Identificato con il numero 6, vedete un fattore di rischio che, ahimè, in questi 2 anni di pandemia, è stato molto difficile, soprattutto per gli anziani, cioè l'isolamento sociale. La bassa scolarità è un altro fattore, di rischio. Il sovrappeso, la pressione alta, il diabete, la depressione, e le alterazioni, dell'udito. Questi sono, diciamo, dei fattori di rischio, diciamo che il tema della prevenzione attraverso i fattori di rischio è così veramente importante che l'Alzheimer's Association, che è un'importante associazione in America di pazienti, familiari e di ricercatori impegnati appunto nello studio della malattia, hanno proprio dato delle raccomandazioni relative appunto all'affrontare questi fattori di rischio per andare a ridurre il declino cognitivo. E le raccomandazioni sono quelle di adottare abitudini chiave legate allo stile di vita. Di iniziare fin da subito, non è mai né
troppo tardi né troppo presto per adottare un sano stile di vita. E l'altra raccomandazione è quella di combinare più abitudini per avere il massimo beneficio. E vedete infatti come in questa figura vengano rappresentati, ognuna di queste colonnine rappresenta uno dei fattori di rischio che abbiamo visto. Vedete qui c'è la bassa scolarità, la depressione, il diabete, l'inattività fisica, il fumo, l'isolamento sociale, la perdita dell'udito, l'ipertensione, il sovrappeso, l'accumulo di amiloide e di tau. E vedete che ogni fattore di rischio è legato ad un numero, quindi a un'altezza della colonnina differente. E più alto è questo numero, maggiore è il rischio associato a quel fattore. Vedete che soprattutto per i fattori che presi singolarmente hanno un rischio sia aumentato ma non altissimo, tenete conto che il rischio aumentato è quello superiore all'1. Quindi vedete che per esempio l'inattività fisica dà un rischio aumentato di 1,4, il fumo di 1,6. Ecco, quindi soprattutto per questi andare a combinare l'attività di prevenzione su più fattori può veramente avere un maggiore beneficio. Infatti, quelli che sono attualmente gli studi che stanno valutando l'effetto di interventi di modificazione degli stili di vita, tipicamente vanno proprio a associare, si chiamano interventi multidominio, che vanno a focalizzarsi su più, stili di vita e quindi su più fattori di rischio. Adesso diciamo che andiamo un po' ad addentrarci in quello che è l'argomento, diciamo, principale della presentazione e quindi gli studi di ricerca. Ho cercato di essere molto schematica, di fare un discorso generale, lasciando poi dopo spazio per magari domande più specifiche e necessità di approfondimenti. Quindi diamo proprio adesso un inquadramento molto generale. Quindi, diciamo che possiamo distinguere nell'ambito degli studi di ricerca essenzialmente due tipi di studio. Primo è lo studio interventistico sperimentale, che si può suddividere a sua volta in farmacologico e non farmacologico. Quindi questi sono degli studi che valutano l'effetto di interventi, appunto che possono essere, ripeto, di tipo farmacologico o non farmacologico. E poi c'è invece l'altro gruppo di studi che sono quelli non interventistici, chiamati anche osservazionali. Sono diciamo studi che in genere includono gruppi molto ampi di persone che possono essere sia sani sia malati, che vengono seguiti nel tempo con valutazioni ripetute, con che obiettivo? Con lo scopo di osservare l'andamento di una determinata variabile di interesse. Per esempio, si possono seguire persone con vari livelli di pressione arteriosa e osservare se nel tempo la cognitività delle persone con pressione alta va a peggiorare
rispetto alle altre. Diciamo che noi adesso andremo a focalizzarci sugli studi interventistici, che sono sicuramente quelli più diffusi e quelli ai quali un potenziale partecipante può avere accesso con maggiore facilità. Quindi, gli studi interventistici, come dicevamo, vanno a valutare l'effetto di un intervento farmacologico o non farmacologico su una certa popolazione. Questa popolazione può essere rappresentata da pazienti con demenza di Alzheimer, quindi già con malattia conclamata, che può essere di gravità varia da lieve a moderata, e questi interventi avranno lo scopo di migliorare i sintomi di malattia. Oppure ci sono altri studi interventistici che possono andare a focalizzarsi su pazienti, su quei pazienti con decadimento cognitivo lieve, con iniziale disturbo di memoria, quelli che avevamo visto nel grafico all'inizio, che quindi hanno appunto degli iniziali disturbi molto lievi, e in questo gruppo di persone l'obiettivo dell'intervento sarà soprattutto quello di rallentare la progressione appunto di questi disturbi di memoria. E poi ci possono essere e ci sono studi interventistici in invece anziani sani, quindi che non hanno un disturbo di memoria, ma hanno dei fattori di rischio. E questi studi hanno l'obiettivo di potenziare la funzione cognitiva, con l'obiettivo ultimo sempre di rallentare il declino, cognitivo. Quali sono le caratteristiche fondamentali di uno studio interventistico? Le due caratteristiche, fondamentali sono il fatto di essere controllato con placebo e di essere randomizzato. Uno studio controllato con placebo significa che per determinare se il mio intervento ha un effetto, devo sempre confrontarlo con un intervento placebo. Quindi questo è, diciamo, tipico per uno studio di tipo farmacologico. Quindi, in uno studio farmacologico controllato con placebo, un gruppo di persone assumerà effettivamente il farmaco, mentre un altro gruppo assumerà, delle compresse che sono in tutto simili, al farmaco vero, ma non contengono il principio attivo, e questo appunto è il placebo. E l'altra caratteristica degli studi interventistici è il fatto di essere randomizzati. Questo significa che l'assegnazione al gruppo di trattamento, quindi farmaco o intervento versus placebo, è del tutto casuale. E questo evita ovviamente che ci siano degli errori di se selezione. Perché pensavo ci fosse una. Ecco, qui vedete, vi ho portato dei titoli, quindi degli
esempi di studi farmacologici in maniera tale da vedere appunto proprio come si usano questi termini. Questo è uno studio che abbiamo seguito anni fa. Vedete che il titolo è uno studio farmacologico. Il titolo è Studio di fase 3, quindi vedete che nel titolo di uno studio sperimentale viene sempre identificata qual è la fase di sperimentazione in cui si trova. In doppio cieco significa che sia il partecipante che lo sperimentatore non è a conoscenza del tipo di trattamento, quindi diciamo attivo piuttosto che placebo, che viene assunto dal partecipante. Quindi vedete randomizzato, quindi dove abbiamo detto l'assegnazione al farmaco piuttosto che al placebo avviene in maniera casuale, controllato verso placebo di RVT 101, quindi ogni farmaco ha una sigla, somministrato in pazienti con malattia di Alzheimer da lieve a moderata e in terapia stabile con donepezil, che è uno dei farmaci sintomatici che viene dato, che può essere dato per la malattia. Ogni studio ha una sigla, diciamo, un codice. Un altro esempio di studio farmacologico, questo è uno studio che abbiamo attualmente in corso. Questo studio si intitola Studio multicentrico. Ricordate che dove uno studio va a includere un elevato numero di pazienti, lo studio necessariamente deve essere multicentrico, quindi ci sono mo molti centri, molti ospedali, molte cliniche in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo che includono pazienti nello stesso studio. Questo è uno studio di fase 2, quindi sempre randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia e la sicurezza. Questo è uno studio di fase 2, quindi è uno studio appunto che tipicamente va a valutare quella che è la sicurezza del farmaco. Questo farmaco si chiama AL002 in partecipanti con malattia di Alzheimer precoce. Un'altra, diciamo, un altro argomento, insomma, un altro tema molto importante per quanto riguarda la partecipazione a uno studio interventistico sperimentale sono i criteri di inclusione e di esclusione. Quindi sono, diciamo, tutti i criteri di inclusione, quindi tutta una serie di elementi che i partecipanti, devono soddisfare per essere inclusi nello studio e di esclusione, quindi tutta una serie di condizioni che i pazienti, non deve, avere. Vedete che soprattutto per gli studi farmacologici, in media ci sono da 10 a 20 criteri di inclusione e altrettanti di esclusione che vanno rispettati per poter entrare in uno studio. Quindi non tutte le persone purtroppo possono entrare a far parte di uno studio. Diciamo che le persone, come abbiamo visto, vengono selezionate sulla base di diverse caratteristiche, prima di tutto per quanto riguarda la tipologia di
popolazione, quindi il fatto che abbiano una gravità di malattia un pochino più avanzata oppure più lieve. Questo, diciamo, è uno dei criteri cardine. Come si fa a valutare tutti questi criteri? Diciamo che il potenziale partecipante deve essere sottoposto a tutta una serie di test, visite, esami, quindi test per la memoria, cognitività, visite mediche, esami del sangue, spesso anche esami strumentali che appunto ne determinano l'includibilità. E per quanto riguarda i principali criteri di esclusione, riguardano invece malattie, quindi altre malattie rispetto alla malattia di Alzheimer, che devono essere stabili da un punto di vista medico, e che appunto vanno indagate. Tutto questo viene valutato in quella che è la fase iniziale di uno studio. Qui vedete così uno schema generale di uno studio farmacologico, ma anche in realtà, come vedremo dopo, non farmacologico. Tutta la parte dei criteri di inclusione e di esclusione viene valutato in questa fase iniziale, che si chiama screening. Vedete che nella fase di screening, vengono, appunto, come ho detto prima, effettuate tutta una serie di, visite e di esami, che sono quelli che decidono per l'includibilità. Tipicamente poi uno studio ha appunto un periodo di trattamento che può durare da mesi ad anche fino a anni, in cui il farmaco può essere somministrato anche in più dosaggi differenti, e però vedete che c'è sempre il placebo. E durante il periodo di trattamento vengono ad essere effettuate tutta una serie di valutazioni cognitive, visite mediche e esami strumentali per valutare sia le condizioni mediche della persona, e anche proprio l'efficacia del farmaco, sia sui test cognitivi che su analisi biologiche. E poi vedete che alla fine dell'intervento c'è sempre una fase di follow-up in cui si fanno delle visite di controllo per valutare sia l'efficacia più a lungo termine che la sicurezza. Questo, diciamo, questo schema è valido, diciamo, anche per gli studi non farmacologici. Diciamo che qui vi porto un esempio di uno studio non farmacologico che abbiamo attualmente in corso,
che si intitola Stimolazione non invasiva dei circuiti cerebrali coinvolti nella malattia di Alzheimer in persone senza deficit cognitivi in relazione al genotipo APOE. Vedete che questo, non essendo uno studio farmacologico, non si va ovviamente a focalizzare su un farmaco, si va a focalizzare sull'effetto di un intervento di stimolazione che si chiama stimolazione magnetica transcranica. Vedete che questo intervento è focalizzato in persone senza deficit cognitivi e in relazione a un particolare fattore di rischio che è il genotipo APOE. E anche qui lo studio ha la sua sigla, il suo codice. E vedete che la struttura dello studio è molto simile a quella che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo una fase di screening in cui vengono fatte tutta una serie di valutazioni cliniche e esami sia per valutare l'incredibilità della persona e anche per avere delle valutazioni, diciamo, di base che poi serviranno da termine di confronto dopo l'intervento. Poi appunto abbiamo la fase dell'intervento, che in questo caso è rappresentato dalla stimolazione magnetica transcranica. Anche qui viene sempre fatto, diciamo, un intervento di controllo e poi abbiamo il follow-up. Ecco, qualche, diciamo, accenno a un altro elemento sicuramente cardine di tutti gli studi interventistici sperimentali, sia farmacologici che non farmacologici, che è il consenso informato. Il consenso informato è rappresentato da due parti fondamentali. Abbiamo l'informativa, che è la descrizione dettagliata di tutte le caratteristiche dello studio, e il modulo di consenso informato, che è quello in cui sia il partecipante che lo sperimentatore firmano. Quindi la persona che partecipa allo studio, firmando il modulo di consenso informato, dichiara di essere stato informato di tutti i rischi e i benefici dell'intervento, di aver ottenuto risposte chiare ed esaurienti alle sue domande riguardo allo studio. Di aver avuto il tempo, un tempo sufficiente per decidere se partecipare, o meno allo studio. Quindi, ecco, questo ovviamente è un elemento, importantissimo, che ovviamente precede tutte le fasi che abbiamo visto prima, viene diciamo presentato prima della fase di screening, ed è veramente molto importante proprio per creare anche un'alleanza e un rapporto di fiducia con i partecipanti allo studio. Diciamo che quando un partecipante entra in uno studio, ne viene fatta proprio una presa in carico complessiva. E ovviamente il firmare il consenso informato non significa che la persona è obbligata a arrivare al termine dello studio. Ci sono i più svariati motivi per cui una
persona può interrompere uno studio e ne ha assolutamente tutto il diritto. Però ecco, nel momento in cui si viene a creare una relazione tra appunto lo sperimentatore e il partecipante, quindi nel momento in cui vengono proprio apprese e sono chiare tutte le informazioni relative a uno studio, questo diventa veramente un passaggio di su successo. L'ultima diapositiva, perché partecipare a una sperimentazione clinica? Partecipare a una sperimentazione clinica può dare sicuramente l'opportunità di provare un nuovo farmaco sperimentale o un tipo di trattamento non farmacologico. E sicuramente dà l'opportunità di ricevere l'assistenza medica correlata allo studio da parte di un team di medici specializzati nella ricerca sulla malattia di Alzheimer, come abbiamo visto durante sia nello screening che durante tutto il corso dello studio. Vengono effettuati tutta una serie di esami che sicuramente non verrebbero effettuati in una presa in carico, nella diciamo routinaria presa in carico clinica del paziente. Partecipare a una sperimentazione clinica dà anche l'opportunità di monitorare l'andamento, della malattia, se chi partecipa è un malato, o della propria funzione cognitiva nel caso di un anziano sano. Quindi diciamo che per un anziano sano dà la possibilità di fare una sorta di check-up, una sorta di screening. Cognitivo che dà la sicurezza, diciamo, che la propria memoria, che le proprie funzioni cognitive sono nella norma e dà la possibilità di tenerle monitorate nel tempo, così come accade per il malato che, appunto, ripeto, fa molte più valutazioni rispetto che in una normale presa in carico clinica, e quindi si possono andare a diciamo, identificare anche dei peggioramenti che possono essere, cioè che possono non essere immediatamente visibili e che possono richiedere un'attenzione medica. E poi, ultimo ma non ultimo, partecipare a una sperimentazione clinica sicuramente può aiutare gli altri contribuendo, alla ricerca medica. Ecco, allora vi ringrazio per l'attenzione. Vi lascio come riferimento il nostro sito, il sito dell'Unità di Neuroimmagine e Epidemiologia Alzheimer, dove trovate approfondimenti e informazioni ulteriori sul tema, e adesso volentieri sono disponibile a rispondere a domande, chiarimenti, quesiti, tutto quello che volete. Grazie mille alla dottoressa Galluzzi, tanti complimenti ha ricevuto per la chiarezza espositiva, non è Bene. semplice insomma per chi anche come lei si occupa tutti i giorni fare una presentazione a tutti, anche ai non tecnici, insomma utilizzando anche proprio dei termini alla portata di tutti, quindi grazie mille perché davvero ci ha spiegato il processo in maniera chiara, comprensibile e semplice. Devo dire che tante sono un po' le domande che sono sorte rispetto ai fattori di rischio, all'alimentazione, all'ipertensione, quindi diversi aspetti che le persone chiedevano un po' di approfondire. Mi sento di dire che avevamo tenuto un webinar nel novembre del 2020 proprio su cervello e alimentazione, quindi invito anche le persone ad andare a rivedere
proprio il webinar sul canale YouTube della federazione. Però se avesse piacere anche ad approfondire qualche aspetto, c'era chi parlava di percentuali maggiori in donne in sovrappeso. Quindi se c'è qualche aspetto che ha piacere ad approfondire su questo tema. Sì, beh, allora sicuramente appunto quello dei fattori di rischio legati allo stile di vita, come abbiamo visto, è il più interessante perché permette a ognuno di noi di impegnarsi, insomma, come prima persona. Beh, allora, per quanto riguarda l'attività fisica, quello che dimostrano gli studi sono che appunto una attività fisica è legata sicuramente a una riduzione del rischio di sviluppare demenza e ha proprio l'effetto di un aumento della riserva cerebrale, quindi va proprio anche ad aumentare le connessioni fra le varie parti del cervello. Per avere maggiori benefici si parla di un'attività fisica aerobica, quindi un'attività fisica sicuramente di movimento. Questo ovviamente non significa che dobbiamo assolutamente iscriverci tutti in palestra e fare ogni giorno 2 ore di esercizio fisico. È sufficiente e molto salutare anche una camminata di mezz'ora al giorno, quindi fare una attività che sicuramente metta in moto tutto l'organismo e appunto camminare all'aria aperta è una modalità che va benissimo. Per quanto riguarda l'alimentazione, allora proprio due cose, quello che dimostrano gli studi è l'importanza della dieta mediterranea per appunto andare a ridurre il rischio di declino cognitivo e di demenza. Quindi noi tutto sommato siamo veramente facilitati perché è sufficiente che applichiamo quelle che sono appunto già comunque in parte le nostre abitudini, quindi andare a consumare ovviamente frutta, verdura fresche e di stagione, andare a consumare cereali, pesce, alimenti che co contengano quelli che sono i grassi, diciamo, insaturi, quindi quelli benefici, non so, per esempio la frutta secca. Andare a utilizzare magari le spezie o le erbe aromatiche in maniera tale da ridurre l'utilizzo del sale, ridurre ovviamente il consumo di dolci, di carni rosse, ma dove si parla sempre di eccessivo uso. Quindi anche qui non è che noi adesso dobbiamo imporci delle limitazioni che poi ci stressano. Appunto, andando ad applicare quelli che sono i principi di base della nostra dieta mediterranea, i benefici sono sicuramente assicurati. Un'altra cosa, un altro elemento molto importante che ci tengo a sottolineare è quello della stimolazione cognitiva. Tra i fattori di rischio era indicata la bassa scolarizzazione. Non pensiamo che una persona anziana, per il solo fatto di avere fatto un numero limitato di anni di scolarità, sia destinata a sviluppare la malattia. Assolutamente no. Abbiamo visto che
in qualsiasi momento della vita iniziare un determinato tipo di stimolazione cognitiva è importantissimo. Anche qui non dobbiamo per forza andare a leggere libri complicati o a fare cose per le quali non siamo portati. Va benissimo giocare a carte, fare il cruciverba, andare a vedere una mostra se ci piace, andare a teatro, quindi qualunque modo per tenere stimolata appunto, il cervello va bene ed è veramente di fondamentale importanza. Grazie. Qualcuno chiedeva e aveva aperto anche un po' la parentesi nuovamente sul tema dell'aducanumab. Anche su questo mi sento di dire appunto la domanda era se il farmaco può essere di aiuto per le persone in una fase avanzata, però appunto mi sento di dire anche per queste persone che lo scorso dicembre con il dottor Colombo abbiamo affrontato proprio l'approvazione del farmaco, tanto appunto ci ha anche sinteticamente spiegato lei, per cui direi di andare a rivedermi, non so se vuole fare anche un appunto, insomma dire qualcosa su questo aspetto, ma poi mi soffermerei eventualmente anche su altre domande, ad esempio ci sono persone che chiedono poi quanto l'aspetto di una MCI o di una demenza in fase iniziale poi debba per forza sfociare in un Alzheimer o invece possa fermarsi in un stadio appunto iniziale. Sì, allora, vabbè, per quanto riguarda aducanumab, sicuramente sarebbe un discorso più lungo, piuttosto lungo. Diciamo che da quelle poche cose che abbiamo detto relativamente all'accumulo di amiloide, quindi al fatto che l'amiloide inizia, abbiamo visto, ad accumularsi fino a 15-20 anni prima dell'inizio dei sintomi di demenza, è ragionevole pensare che un farmaco anti-amiloide, non si parla solamente di aducanumab, ma in genere appunto dei farmaci anti-amiloide, possano avere una maggiore efficacia in termini proprio clinici in un paziente che ha degli iniziali disturbi di memoria, appunto perché abbiamo visto che nel paziente con demenza di Alzheimer, soprattutto nelle fasi avanzate, ormai l'accumulo di amiloide ha già un carico veramente molto, molto, molto alto. Quindi è sicuramente più difficile che un farmaco anti-amiloide abbia dei benefici in un paziente che è già in una fase più avanzata di malattia. Per quanto riguarda la domanda sull'MCI, è molto interessante perché queste forme iniziali di decadimento cognitivo lieve in realtà non è assolutamente detto che vadano a diventare, che vadano a progredire tutte, anzi, in malattia e demenza di Alzheimer. Prima di tutto, quando un paziente viene valutato e preso in carico appunto per la presenza di un iniziale disturbo di memoria, si fanno tutta una serie di esami e di valutazioni mediche per valutare una situazione medica generale, quindi se ci possono essere delle cause che possono determinare questo disturbo di memoria, che possono essere delle anomalie, delle anormalità di funzione della tiroide piuttosto che dei bassi livelli di vitamine specifiche. Quindi, insomma, ci sono comunque anche delle cause, si chiamano reversibili di disturbo di memoria. E poi, in ogni caso,
Attualmente appunto non sappiamo con certezza se una persona con un iniziale disturbo di memoria, quindi che non ha ancora, che è ancora autonomo da un punto di vista funzionale, poi andrà a sviluppare una demenza. In questo campo è molto utile l'indagine di quelli che si chiamano i biomarcatori. Quindi andare a valutare se in questo paziente con un iniziale disturbo di memoria c'è già un accumulo di quelle sostanze tossiche che abbiamo visto e che sono un po' le alterazioni patologiche tipiche della malattia di Alzheimer. Quindi in queste persone con disturbo iniziale, in un centro, diciamo, che ha la possibilità di fare degli esami, delle indagini più approfondite, come per esempio una PET con radio tracciante per amiloide, si può andare a valutare se ci sono già gli accumuli di placche e allora valutare che magari il rischio di progressione in demenza sarà più alto rispetto che invece appunto un paziente con disturbo di memoria, ma che non ha gli accumuli di amiloide o anche altre alterazioni appunto tipiche della malattia. Perfetto, stavamo leggendo proprio le ultime domande in merito, però mi sembra che la spiegazione sia stata chiara. L'ultimissima battuta, secondo me, che appunto possiamo concederci è: spesso le persone chiedono come poter partecipare ad uno studio. Anche questo non è sempre semplice, magari non tutti i centri partecipano, non so appunto se voleste anche. Qualcuno ha già chiesto, no, magari di voler arrivare fino a Brescia, da non so quale regione italiana, per poter partecipare a studi. Ecco, far presente anche, aveva già dato appunto un'idea con l'immagine, però che cosa significa e quali possono essere i centri magari ai quali rivolgersi. Sì, effettivamente non è facile. Appunto, noi appunto sul nostro sito abbiamo un'area proprio dedicata alle sperimentazioni in cui le persone appunto possono rivolgersi per essere informate degli studi. Sicuramente sono, diciamo, più i centri un pochino più grandi e all'avanguardia per quanto riguarda la malattia, che hanno la disponibilità di offrire studi di ricerca. Quindi sì, è vero, questo è un aspetto che andrebbe sicuramente migliorato, proprio quello appunto di come permettere alle persone di avvicinarsi in maniera più diretta alla ricerca. Noi abbiamo, diciamo, in sviluppo un progetto che è lo sviluppo di un sito internet, un sito web che è già presente in altre realtà, in Europa e in America, che sarà proprio, che darà la possibilità alle persone interessate a partecipare a studi di ricerca, darà la possibilità di iscriversi. E quindi potremmo proprio realizzare un database, quindi un registro a livello nazionale di persone, appunto, ripeto, interessate a partecipare agli studi, al quale i ricercatori stessi in tutta Italia potranno appoggiarsi per proporre la partecipazione nei vari studi. Questo è un progetto che stiamo
sviluppando, che entro la fine dell'anno speriamo proprio di portare al pubblico, appunto perché ci rendiamo conto che questo è veramente un tassello molto importante e che manca, ecco. Grazie Samantha anche per averci lanciato apertamente insomma, questa vostra novità. Mi sento di dire che potete sapere che la federazione insomma, è al fianco per far conoscere queste iniziative e per appunto, aiutare anche nella diffusione, proprio perché come familiari lo sappiamo quotidianamente le difficoltà che incontriamo nel voler appunto poter partecipare a questi progetti. C'era qualche domanda un pochino più tecnica che veniva anche da qualche neuropsicologo che eventualmente chiedeva di test, eccetera, però su quello ci riserviamo poi di girartelo. Qualcuno chiedeva anche rispetto al sonno, quanto e in che modo può incidere su persone anche asintomatiche, la qualità del sonno. Sì, anche questo è un argomento molto interessante. Ci sono proprio degli studi che dimostrano come una cattiva qualità del sonno possa essere anche questo un, diciamo, fattore di rischio. Non era fra i 12 perché gli studi sono ancora pochi. Però sembra proprio che, allora diciamo che in linea generale durante il sonno a livello di tutto l'organismo, ma soprattutto del cervello, si verificano tutta una serie proprio di meccanismi di smaltimento di tutta una serie di sostanze tossiche, fra cui anche amiloide. Quindi è stato proprio dimostrato come avere una cattiva qualità del sonno è associata a un maggiore accumulo di amiloide, o meglio, a una difficoltà a ripulire il cervello da questa sostanza tossica. Quindi è un po' questo, diciamo, che dimostrano gli studi e che così giustificano questo possibile legame tra qualità del sonno e declino cognitivo, anche se, ripeto, i dati comunque sono ancora pochi, diciamo, è un piccolo pezzo di quel puzzle che forma il quadro complesso della malattia del Alzheimer. Forse è il caso di fare una chiarezza proprio prima di lasciarci, visto che appunto ci hai parlato di una buona cena e un buon sonno, insomma, prima di salutarci verso questa serata, fare chiarezza riguardo all'unico farmaco modificatore della malattia che ad oggi è in commercio, appunto l'aducanumab, ma che è presente solo negli Stati Uniti. Proprio perché forse qualche persona si è inserita tardi o appunto nella speranza di poter avere qualche risposta più certa per i nostri familiari ha compreso male questo aspetto. Quindi appunto chiariamo quest'ultima. Sì, appunto, come abbiamo detto, è un farmaco che è stato approvato dall'Agenzia del Farmaco americana, quindi in America, quindi attualmente è disponibile in America, ma non è stato approvato dall'Agenzia del Farmaco europea, dall'EMA, quindi non è disponibile, in Europa. E sì, questo è fondamentale. Assolutamente, sì, no, ci tenevamo appunto a lasciarci con chiarezza. Io penso che appunto non abusiamo ulteriormente della tua disponibilità. Ringraziamo la dottoressa Galluzzi appunto per la chiarezza e per gli argomenti trattati. Ricordiamo a tutti che tra qualche giorno dove
vedrete anche con un post Facebook, sarà visibile sul canale YouTube della federazione l'intera registrazione di questa serata e vi auguriamo una buona serata e ci vediamo per un prossimo webinar. Grazie Grazie, grazie dell'invito e della partecipazione. Arrivederci, ancora. grazie. Arrivederci a tutti.